risotto agli asparagi e salmone come al ristorante. Ingredienti: 200 g di riso per risotti, 200 g di asparagi, 100 g di salmone affumicato, mezza cipolla, 50 g di parmigiano grattugiato, prezzemolo, spezie ed olio extravergine d'oliva, QB. Innanzitutto ti mostro come pulire gli asparagi. Dopo averli lavati con le mani, spezzo la parte più tenera, cioè quella delle punte, che ci serviranno per il risotto. Attenzione, non buttare il resto perché ci occorrerà per il brodo, ma continua a spezzarlo. Quando vedrai che non puoi più farlo, fermati perché sarà la parte più dura del gambo che non andrà cucinata. Taglio le punte lasciando integro il fiore. Verso i gambi in acqua bollente e li cuocio per 10-15 minuti. Mi raccomando, quando la verdura sarà cotta, tienila da parte, perché lunedì ti mostrerò un'altra ricetta per utilizzarli, così non sprechiamo nulla. Ora mi occupo del condimento per il riso. Verso un filo d'olio all'interno di un pentolino con le spezie, la cipolla tritata finemente e le punte degli asparagi. Lascio imbiandire, poi inserisco la parte grassa, cioè il salmone a fettine sottile, che puoi sostituire con dello specche o della pancetta. Aggiungo anche il prezzemolo tritato finemente, sfumo con metà della dose del vino bianco, mescolo, copro con il coperchio e lascio cuocere per pochi minuti. Inserisco il riso e lo faccio tostare. Quando sarà diventato bello lucido, sfumo con l'altra parte del vino bianco e lascio che evapori. Ho voluto lasciare l'audio originale per farti capire che è proprio questo il suono che devi sentire quando esegui questo passaggio. La stessa cosa vale per il brodo che va a coprire il riso. Ti ricordo, fatto con i gambi degli asparagi, che se vuoi rendere ancora più ricco, puoi aggiungere mezza cipolla ed una carota. Ultimo la cottura per 10 minuti, infine mantico a fuoco spento con parmigiano. Fidati, anche se c'è del pesce ci sta bene e facoltativamente con del burro. Io l'ho omesso ed eccolo pronto. Se mi segui su Instagram sai che nelle stories qualche giorno fa ho pubblicato la foto del piatto vuoto che sembrava lavato ed invece ero stata io a spazzolarmi questo risotto da veri gourmet. Ha un sapore eccezionale, te lo posso assicurare. Se vuoi puoi anche frullare metà del condimento per renderlo ancora più cremoso, ma fidati, questo primo non ha nulla da invidiare ai ristoranti. Se ti ho convinto, ti invito ad iscriverti, a regalare un like a questa favola e a condividere la video ricetta sui tuoi social.